Ciao ragazzi, eccoci qui a un nuovo video recensione targata iPad Italia. Oggi voglio presentarvi delle custodie per iPad 2. Ne vedete già 5 sullo sfondo, più una sesta, che è questa qui che ho già inserito, che è, come potete vedere, vabbè, si è sporcata perché l'ho comunque usata. Questa è l'iPad 2 al suo interno. Questa qua è una cover, diciamo, in stile vecchio Apple, che riesce anche ad aprire, diciamo, a bloccare e sbloccare l'iPad come lo conosciamo. Eccolo qui. C'è un codice di blocco adesso così momentaneo. Questo è un iPad che mi hanno prestato perché il mio non mi è ancora arrivato, quindi comunque lo vedete personalizzato da parte del mio amico. Nel momento in cui, ecco qui, lo andiamo a chiudere, non so se si è sentito, avviene lo scatto per la chiusura e la successiva riapertura quando lo andiamo a chiudere. In questo caso, questo tipo di cover, come potete vedere, è lo stesso tessuto fatto della cover dell'iPad 1 originale, che è stata riadattata per utilizzare i magneti per il blocco e lo sblocco dell'iPad 2. Andiamo a vedere un attimino al volo dietro come è fatto. Come potete vedere, l'accesso, anzi, mettiamo in orizzontale, forse così si vede meglio. L'accesso ai tasti è completamente libero, quindi abbiamo qui blocco, rotazione o mute in base alla selezione. Abbiamo il pulsante del volume, l'home, lo sleep, il pulsante di accensione, la fotocamera posteriore, l'attacco chiaramente per le cuffie, e nella parte bassa, come potete vedere, dock, connector e il comparto audio con dei fori di uscita ben fatti, dove si può ascoltare tranquillamente l'audio in tutta sicurezza. Insieme a questo case viene dato anche un panno, eccolo qui ancora al suo interno, il panno per pulire il display del nostro iPad 2. Andiamo a tirarlo fuori, eccolo qui. Molto utile perché, come sappiamo, purtroppo l'iPad, come potete vedere, si sblocca immediatamente appena lo andiamo ad aprire con questo tipo di custodia. Adesso andiamo a chiudere. Come potete vedere, questo qui serve semplicemente per la pulizia del display. Abbiamo anche altre 5 custodie, come potete vedere, che sono due morbide, due rigide e una cover verdina, come potete vedere, in pieno stile Apple. Adesso vado a rimuovere l'iPad 2 dalla custodia che abbiamo visto. Diciamo che al momento l'inserimento e l'uscita dell'iPad 2 da quella custodia bisogna forzare leggermente, anche perché è nuovo questo qui, eccolo qui. Come potete vedere, questo è il modello di punta dell'iPad, è un classico 3G con ben 64 giga. Il mio amico compra sempre il top gamma. Partiamo da questa verdina che vedete ancora chiusa, rigida nella sua parte posteriore, con una smart cover interna. Eccola qui. Andiamo adesso ad aprire a questo punto anche questa, un attimino che provo, ecco qui. Il lembo per aprirla, eccola qui. Togliamo il finto iPad come è stato inserito, eccolo qui, ecco qua. Questa è praticamente una custodia in plastica nella parte posteriore, con gli accessi dock connector, comparto audio. Nella parte chiaramente destra abbiamo il pulsante per il lock rotation o per il mute, abbiamo il controllo dei volumi, fotocamera, chiaramente tasto di home e qui l'uscita per il jack. Andiamo ad inserire a questo punto il nostro iPad 2 al suo interno e, come potete vedere, entra tranquillamente senza nessun tipo di forzatura. Andiamo a chiudere classica smart cover e vediamo se si sblocca. Eccolo qui, come potete vedere, blocco e sblocco del nostro iPad avviene tranquillamente. Chiudiamolo, eccolo qui. Apriamo un piccolo pezzetto ed ecco qui che si è, non so se si vede, che si è illuminato. Eccolo qui. Come potete vedere, è veramente
ben fatta. Praticamente la cover è tipo incollata, adesso non so come è stata realizzata l'aggiunzione, ossia uno strip che si può rimuovere, non lo so. No, è diciamo incollata in qualche maniera comunque a caldo direttamente nella custodia. Tracciato diciamo il colore, vedrina che può piacere o non piacere, ma è comunque ben realizzata perché come potete vedere sfrutta tutti i magneti per il blocco e lo sblocco dell'iPhone senza dover farlo noi. Nella parte posteriore resta chiaramente coperto da questa custodia. Accesso ai tasti tranquilli, andiamo a vedere insieme, ecco qui, come potete vedere. Senza nessun tipo di problema, andiamo a questo punto a sbloccare al volo e vediamo anche come vedere tranquillamente l'accesso ai tasti. Passiamo a questo punto alla prossima custodia e vediamo le altre come si agganciano. Ecco qui, abbiamo tolto. Passiamo a questa che è, come potete vedere, morbida. Quindi andiamo ad inserire nella parte destra il nostro iPad e chiaramente qui, in questo caso, essendo di quelle morbide, dobbiamo andare a fare un po' più di pressione per inserire, nel senso che dobbiamo comunque adattare noi la custodia, ma comunque, come potete vedere, non è in nessuna maniera complessa da usare. Vantaggio di questa custodia rispetto alle altre che possiamo andare a inserire noi la smart cover perché lascia nella parte sinistra la possibilità comunque di andare ad agganciare la smart cover originale della Apple, mentre la parte posteriore, come potete vedere, resta completamente protetta visto che quella originale purtroppo non lo permette. Pulsanti tutti completamente accessibili. Qui abbiamo come al solito le casse dock connector, nella parte sinistra abbiamo come sempre il controllo del sonoro, la fotocamera e quant'altro, quindi tutti gli accessi completamente disponibili e l'aggancio per la smart cover. Passiamo a vederne un'altra velocemente, anche perché le custodie sono tante, altrimenti il video verrebbe troppo lungo. Anche in questo caso, questa custodia, come l'altra, è morbida, identica, spiccicata, quindi noi andiamo ad inserire perché tanto è la stessa, solo che in questo caso è un bianco quasi trasparente, anzi andiamo a vedere soltanto l'effetto della mela al suo interno. Quindi andiamo ad inserire velocemente questa custodia e vediamo l'effetto che ne deriva. Così vediamo anche a questo punto la mela come si presenta al suo posteriore. Eccolo qui, come potete vedere, in questo caso, essendo un simil trasparente, comunque resta visibile la mela, le scritte e chiaramente, essendo un 3G, la classica parte nera della componente per la comunicazione dati tramite micro SIM. Togliamo anche questa e passiamo a queste due che sembrano uguali, ma uguali non sono perché si differenziano dalla possibilità di avere o meno la smart cover. Questa qui non permette l'aggancio della smart cover, come potete vedere, perché è tutto chiuso e anche nella parte bassa ha dei punti di aggancio minori rispetto all'altra. Adesso andremo a vedere nel dettaglio. Andiamo ad inserire quindi questa custodia rigida, quindi andrà anche a fare dovremo andare a fare pressione per poterlo inserire. Avete sentito gli agganci? Eccolo qui, chiude tutto quanto, quindi in questo caso non potremo andare ad inserire la smart cover originale, però è bella perché protegge dietro, come potete vedere, e lascia completamente trasparente il nostro iPad. Sopra non c'è nessun tipo di rivestimento, quindi accesso ai pulsanti sopra e sotto completamente liberi, mentre nella parte sinistra abbiamo semplicemente la fessura per il controllo dei tasti. Abbiamo messo a vedere l'ultima di questa serie di custodie, un attimino che vado a sganciare con delicatezza, anche perché non essendo mio l'iPad non vorrei creare nessun tipo di graffio, e andiamo a prendere l'ultima custodia che ci è rimasta. Togliamo il foglio protettivo. Come potete vedere, quello che vi dicevo, si differenzia dall'altra perché non so se si vede bene
ha questi due lembi più rimarcati e soprattutto nella parte sinistra, si può vedere qui il dettaglio, è aperta per l'inserimento della smart cover. Un attimino vado ad inserire velocemente questa custodia. Un aggancio molto più semplice rispetto all'altra perché ha quattro piccoli, ha semplicemente qui ai quattro angoli l'aggancio, quindi una volta agganciata la parte destra, che è quella più importante rispetto alla parte sinistra, due agganci, uno sopra e uno sotto. Abbiamo come sempre nella parte posteriore tutto visibile, sopra è completamente aperta. Nella parte invece sinistra c'è disegnato la parte chiaramente per il nostro smart cover. Chiaramente la micro SIM, l'alloggiamento della micro SIM eccolo qui, è visibile, anche se viene chiuso il foro per l'inserimento chiaramente della chiavettina, chiamiamola così, per l'estrazione. Nella parte bassa accesso libero chiaramente al dock e agli speaker. Quindi andiamo a vedere velocemente una sopra l'altra le due differenze tra la differenza tra questa e l'altra. Come potete vedere, nella parte bassa questa non arriva fino a qui, ma solo a metà. Chiude tutto quanto e non permette, come potete vedere, l'aggancio della smart cover. Non so se si riesce a vedere bene, purtroppo perché essendo trasparente chiaramente non ho punti di riferimento. Tra le due, diciamo tra quelle presentate, questa è quella che a me piace di più perché comunque la lascia trasparente e quindi fa vedere il retro. Poi la scelta dipende chiaramente dall'utilizzo o meno di una smart cover. Chiaramente una smart cover, se vogliamo continuare ad utilizzarla, sarà più conveniente questa, altrimenti prendiamo l'altra. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!